Poi qua, signor Alessandro. Un anno e 2 mesi. Ascolti, ma lei dorme in questa tenda? Sì, sì. Sopra c'è me. Si è presentato qualcuno a dargli una mano, a proporgli qualcosa, una casa, una qualunque cosa? No, no, dal no, comune? Nessuno, solo questo assessore. Chi è? Chi è questo assessore? Leggiamo. Francesco Guccini. Guccini. Ah, Guccini. Ah, ma il cantante no. Cosa ha fatto Francesco Guccini? Mi ha mandato l'assistente sociale. L'assistente sociale mi ha detto che nel momento non potevano fare niente. Non c'erano. Mi hanno detto che non avevano risorse. Per darmi un contributo economico, ma io volevo un tetto, non volevo un contributo economico. Ascolti, quindi praticamente l'assistente sociale le ha detto continui a dormire in terra fino a novembre, ha detto, ce ne parlerà per a novembre. Natale. Così capitava a novembre un'altra alluvione e lei venivamo a commemorarla con il nastro tricolore, giusto? Beh, ovvio. Ascolti, signor Alessandro, io e queste persone che sono qui presenti stiamo costituendo un comitato. Il comitato è composto da me, che sono Gabriella Gualà, Sara di Gungui, Adriana Carta e Paolo Pirisi, Antonello De Logu e Daniela Melis. Non abbiamo intenzione di sostituirci né alla Croce Rossa né associazioni umanitarie, vogliamo solamente cercare nel nostro piccolo di aiutare le persone che come lei vivono, tra virgolette, perché questo non è vivere, decentemente, non come le bestie, perché se andiamo a vedere le bestie hanno delle cucce migliori della sua tenda. Ma molto. Ok? Beh, il mio cane sta meglio. Ecco. Certo. Siccome non questo... No, non lo so. Allora, siccome questo è inconcepibile per un essere umano, il comune di Nuoro ha spesso messo la dignità dei propri cittadini sotto i piedi. Io sto lottando con loro per Abano, io sono 2 anni senza acqua, capito perché lei mi vede qua quando vengo a prendere l'acqua, una Clio. L'abbiamo quasi rivolta, sicuramente non grazie al comune, ma grazie alla stessa persona che è venuto qui ad aiutare lei. Noi adesso, grazie all'aiuto anche di Sara e di altre persone, abbiamo provveduto a cercargli qualcosa, gli abbiamo trovato un lavoro e questa persona le darà il lavoro, vitto e alloggio in un'azienda.